Ci spostiamo ora a Bruxelles, ci colleghiamo con uno dei portavoce della Commissione europea, Enrico Brivio, per parlare di biodiversità, perché questa settimana è stata inaugurata quella che è la settimana verde, la settimana verde 2015. Si parla di natura in generale, in questo caso di salvaguardia dell'ambiente, biodiversità. Allora, Enrico, rischiamo in alcuni settori alcune razze in via di estinzione in Europa? Ma sì, questa settimana verde, questa 3 giorni, diciamo che è la più grande conferenza europea sull'ambiente che si svolge a Bruxelles, è proprio ha come tema agire sulla perdita di biodiversità di fronte a nuovi dati che appunto rivelano dei pericoli di estinzione per uccelli e vita marina. Secondo i dati europei quasi il 17% degli uccelli è a rischio di estinzione, quasi così come lo è il 7,5% di tutte le specie ittiche. Quindi ecco che a volte quando si attuano delle politiche di attenzione alla natura o di contenimento della pesca proprio per garantire uno sviluppo sostenibile che salvi la ricchezza della biodiversità del pianeta e queste specie che sono a rischio. Tra le specie a rischio ci sono gli squali e le razze, che sono tra le specie più minacciate. Oltre il 40% rischia l'estinzione degli squali e il 39,7% è in calo. Poi ci sono anche altri animali, altri pesci a rischio. Quello che invece è interessante è come ci sia una ripresa delle stock di merluzzo bianco e di tonno rosso.